Ecco, adesso io vi presenterò un caso di un restauro, quindi effettivamente la presentazione può rappresentare il lavoro di un restauratore che in effetti va a cercare tutta una serie di informazioni, quindi c'è anche un trattamento con le nanoparticelle per decidificare quest'opera. Piero Baglioni ha già mostrato alcune fotografie, quindi io riprenderò alcuni elementi. Vi ricordate l'anno scorso Giovanna Poggi aveva presentato perfettamente tutto il processo di deacidificazione con l'idrossido di calcio non strutturato. Quindi questa è l'idea, quindi vi racconterò un po', vedrete l'opera, un po' tutta la storia e come siamo arrivati fino alla fine. E quindi c'è l'intervento di vari professionisti per arrivare ad avere un buon risultato. Volevo ringraziare prima di cominciare Barbarina Trabace che faccio il trattamento di questi 100 disegni, che è stato un mese nel mio laboratorio a Parigi, e quindi insomma 100 disegni non è facile, non è pure una certa tempo. Questo allora è un'opera di Stefano Arienti che voi forse già conoscete perché io avevo già presentato tutto il processo di caratterizzazione e di identificazione. Sono dei disegni in cui ci sono delle bruciature e una tecnica che è il succo di limone riscaldato, e quindi lo riprenderò rapidamente, raccontato un po' come eravamo riusciti a capire che era succo di limone, perché è stato anche un po' difficile visto che per noi era una specie di acquerello ocre in effetti. Allora, un'opera composta da 100 disegni. Sono le interpretazioni di fotocopie che vengono dal catalogo della mostra Picasso, la Grande Grafica, mostra organizzata qui a Firenze nell'86. E questo è il catalogo, l'artista ha preso il catalogo e l'ha fotocopiato interamente e ha reinterpretato tutte le pagine, anche quelle coi testi, riprendendo l'idea di Alighiero Boetti che diceva scrivere con la sinistra e disegnare. Quindi anche la scrittura è un disegno e si presta a tutta una serie di interpretazioni e di grafismi interessanti. Ecco, questa è l'opera, diciamo, una parte dell'opera esposta, quindi vedete sono 100 disegni, naturalmente contro luce, eccetera, e sono tutti formati a 3, quindi li ha ingrandito leggermente, quindi rispettando l'idea che quando si riproduce un'opera bisogna cambiarne le dimensioni. Quindi ha rispettato realmente tutti gli elementi per poter rifare quest'opera di Picasso, anche per non avere poi gli eredi che avrebbero avuto eventualmente i diritti d'autore. Quindi sul verso c'è una fotocopia realizzata nell'89 quando ha fatto l'opera, e sul retto c'è la reinterpretazione della tecnica. Arienti è un artista che chi fa arte contemporanea conosce bene, ci dà un sacco di lavoro, ha sempre tantissime cose da restaurare, ha un approccio estremamente concettuale con dei materiali abbastanza poveri, quindi effettivamente spesso, io devo dire, sarà forse la settima o ottava opera di Arienti che restauro su campo. Per quanto riguarda le tecniche artistiche, appunto sono fotocopie, bruciatura, bucchettatura, stropicciatura, succo di limone riscaldato, cucitura con la macchina da cucire, su carta. Ecco, vi faccio vedere un po' alcuni disegni. Qui vedete sulla destra la fotocopia, che è il retto, e a sinistra il disegno. Quindi lui, per esempio, da questa diciamo fotocopia dell'incisione riprende col filo la macchina da cucire, ribrucia e ricrea completamente il disegno, dando appunto un'interpretazione completamente nuova. E lui è il tipo di artista che dice: io non so disegnare e quindi mi ispiro di cose già esistenti e le rifà. E questo poi cade anche in quella specie di corrente del ready made, di quegli artisti che prendevano un oggetto e dicevano che era un'opera d'arte, tipo il famoso Marcel Duchamp, la ruota di bicicletta, i vasi dei fiori di Jean-Pierre Renaud, eccetera. Quindi questo è il disegno numero 20, ve li faccio vedere solo per vedere un po' le tecniche. Un'altra, ecco, questo è il disegno numero 21, come vi dicevo, questo qui sono tutti i ringraziamenti all'esposizione, lui, alle persone che hanno lavorato sulla mostra, e lui ne fa un'opera.
quindi bruciando qui con un pirografo, una specie di lama con un pirografo con una forma un po' circolare, e quindi ribrucia completamente tutto il disegno. Adesso io tra l'altro a volte mi chiedo come ha fatto a lavorare, e se lui lavorava sul retto, come faceva a vedere, quindi probabilmente o con una retroilluminazione, una finestra o qualcosa, quindi questo ha richiesto anche tutto un sistema per poter rifare queste opere. Ecco, questo per esempio è tutto un testo del curatore della mostra, qui, e questo è il retto, quindi completamente ricucito, in cui nasconde totalmente la scrittura, il testo stampato. Altra, disegno numero 99, questo già è più conosciuto, sono tutta una serie di disegni che Picasso ha fatto nella sua parte un po' cubista, che sono stati poi ripresi da questa incisione, e che lui rifà a questo punto completamente bucherellando, e questo che vedete qui è il succo di limone riscaldato. Quindi questo vuol dire che lui a volte ha bruciato, a volte ha scaldato. Adesso questo succo di limone riscaldato l'abbiamo poi studiato, ci vogliono almeno 85 gradi per avere l'ossidazione dell'acido citrico, perché si trasformi in qualcosa di colorato. E quindi effettivamente tutti questi fogli sono stati riscaldati ad un'alta temperatura, 85 gradi sono tanto per la carta, non si brucia ma si è riscaldata molto e quindi sicuramente leggermente degradata. Del resto, per esempio, quando si fabbrica la carta da lucido, la calandratura finale, quella che lo rende compatto, normalmente lo degrada leggermente, perché sono 135 gradi. Ecco perché per esempio la carta da lucido si degrada con una certa facilità. Qui il disegno numero 45, per esempio, in cui, che qui devo dire la verità, mi piace molto di più questo rispetto all'incisione, che è abbastanza scura, sembra quasi una maniera nera con una leggera punta secca. Questo lo trovo plasticamente, almeno per me, molto più interessante. E quindi lui riprende completamente proprio il disegno, a volte trasformandolo completamente. Questo è un'opera che appunto è stato un po' il test, il Robaglioli l'ha già presentato, poi mostrerò un po' più di dettagli. In effetti questa è una stampa molto conosciuta, qui vedete l'originale che appunto Palomo è stato preso a Fond Noir, e questa è la fotocopia, quindi già lui per esempio rispetto all'originale lavora su una copia che è un po' degradata, l'immagine non è perfetta, quindi già il fatto di averla copiata l'ha un po' modificata e poi la ritrasforma in qualcosa di completamente differente. E qui con questa bruciatura, creando poi tutta una serie di problemi, perché tutte queste parti carbonizzate della carta effettivamente a volte sono cadute, a volte sono rimaste, quindi che si fa se c'è un frammento staccato? Cioè si rincolla, dove si piazza, se c'è un pezzo completamente staccato? Sono delle cose un po' che poi possono presentarsi questi problemi con le combustioni di burri, eccetera. Noi abbiamo deciso di consolidarlo. L'abbiamo fatto dal verso, con una carta giapponese molto sottile, e per evitare di avere una dilatazione o una deformazione della carta abbiamo usato Crusel G in etanolo puro. Quindi questo proprio per avere semplicemente, per mantenere i pezzettini insieme, quindi solo piccoli pezzettini di carta giapponese per riunire il tutto. Questa è un'altra opera che è stata poi quella che ci ha permesso di identificare la tecnica, che è appunto succo di limone riscaldato, e queste piccole accumulazioni qui ci hanno poi permesso di identificare, perché abbiamo dovuto fare un microprelievo per verificare. Il disegno numero 62, io gli ho dato un numero che era il numero che avevano dietro le cornici, quindi no, non corrisponde alla pagina, è il numero che qualcuno forse in galleria gli aveva dato. Ecco, anche questo per esempio del periodo blu, sempre di Picasso, questa è l'incisione, lui la trasforma in qualcosa di completamente diverso. Ecco, abbiamo avuto quindi due tempi per fare tutto questo lavoro: da una parte l'identificazione e la caratterizzazione della tecnica, quindi caratterizzazione della tecnica che ci ha dato, ci è voluto praticamente un anno per farlo, perché questa caratterizzazione si è fatta a Perugia con il gruppo di Antonio Scamellotti, quindi
io sono a Parigi, ogni tanto andavo lì e poi naturalmente non tutte le informazioni erano così, abbiamo dovuto veramente mettere insieme tante informazioni storiche, chiamare anche l'artista che poi non si ricordava molto bene esattamente la tecnica e quindi ecco, insomma, non avevamo informazioni veramente di prima mano. E poi il trattamento di conservazione fatto appunto, diciamo, maturato dopo 2 anni di caratterizzazione, dopo averci pensato, in 1 mese si è fatto il trattamento, anche perché poi il trattamento, diciamo, veramente è stato molto rapido, nel senso che è stata una vaporizzazione di nanoparticelle. Quindi consolidare le bruciature, deacidificare e rimontare su un supporto neutro, perché erano montati su un supporto acido che l'artista stesso aveva fatto. Ecco, qui era solo per ricordare, rinfrescare un pochino, è qualcosa che io avevo presentato, se non mi sbaglio, l'anno scorso. In effetti, quando andavamo a caratterizzare quell'inchiostro ocra che è succo di limone riscaldato, ci veniva molto spesso fuori un gruppo carbonile che si sviluppa quando la carta entra in combustione e ci è venuto in tantissimi punti, quindi ci è venuta l'idea che in quei punti la carta era stata riscaldata. Questo ci ha dato poi l'idea di un eventuale inchiostro detto, diciamo, sensibile al calore, che sono i famosi inchiostri simpatici, e quindi ci sono tantissimi prodotti che danno questo effetto, che sono il latte, il succo di ciliegia, il succo di cipolla, il succo di limone appunto. E quindi abbiamo fatto tutta una ricerca ed è venuto fuori. Come ci è venuto fuori questo carbonile? E noi abbiamo caratterizzato le bruciature. E quindi quando si caratterizzava la bruciatura veniva fuori una parte completamente bruciata, in cui praticamente non c'era quasi più la cellulosa, e una parte invece molto ossidata, in cui la cellulosa era ancora presente, c'era ancora la sostanza di carica che è il caolino, e questo gruppo carbonile che poi abbiamo ritrovato in tutte le parti in cui c'era la parte di chiostro giallo, diciamo, di chiostro ocra. Questo è stato un po' il processo che ci ha condotti a riconoscere, a identificare. Ecco, vedete, questi sono tutti i punti in cui abbiamo misurato, in effetti, abbiamo cercato di identificare, ci veniva fuori questo gruppo carbonile e naturalmente non sapevamo cosa fosse, finché non ci è venuta appunto quest'idea di riprodurre questi chiostri detti simpatici, e in effetti 2 di questi davano esattamente questa colorazione, la cipolla e il limone. Solo che la cipolla dà un risultato estremamente omogeneo, molto uniforme, mentre invece il limone, a volte ci sono dei pezzettini di limone che rimangono, che sono proprio molto ossidati e che corrispondono esattamente a questi pezzettini che avevamo qui. Quindi per essere sicuri che eravamo realmente davanti al succo di limone, abbiamo fatto un microprelievo. Questa è un po' tutta la spiegazione col grafico, questo poi è stato anche pubblicato, quindi tra l'altro penso di averlo lasciato la volta scorsa. Ed ecco, il microprelievo fatto qui, abbiamo tolto un pezzettino, l'abbiamo analizzato ed è venuto fuori l'acido citrico. Quindi potevamo dire è il succo di limone riscaldato. Allora, per la deacidificazione, queste sono slide che ho copiato alla presentazione di Baglioni, ma nel trasferimento le 2 parti su e giù sono scomparse, CSG, non lo so se ci sono copiate, non l'ho fatto apposta, non volevo appropriarmene. Vi ricordate, Giovanna Poggi l'aveva presentato l'anno scorso, quindi questo effetto della deacidificazione con le microparticelle, quindi l'ossido del calcio non l'ho strutturato, l'idea che effettivamente c'è questa, in effetti, dal punto di vista proprio del perimetro, se si considera ogni singola microparticella, il perimetro di una micro, diciamo, è 60, di una nano è 240, quindi molte più particelle, molto più attive, che reagiscono molto più facilmente. E, un'ottima penetrazione, appunto, questa è la stessa slide di Piero Baglioni in italiano. Una distribuzione omogenea, appunto, e un'alta compatibilità con le opere d'arte. Però noi qui avevamo un problema, qui ancora una volta i processi che spiegano un pochino come avviene in effetti la deacidificazione, un pH meno di 6 su carta acida, l'applicazione delle nanoparticelle,
la carta neutralizzata, eventualmente un'ulteriore applicazione se non è abbastanza, una seconda, carta leggermente basica e poi con la carbonatazione effettivamente si ritorna un pH 7. Io naturalmente come restauratore preferisco il pH 7 piuttosto che avere una riserva alcalina. Perché? Perché ci sono moltissime tecniche di alcune fotografie, per esempio, che reagiscono male in un ambiente alcalino. Il famoso specchio d'argento, insomma, che si accelera, si manifesta molto più rapidamente quando l'ambiente è alcalino. Quindi per me arrivare a 7 è l'ideale, naturalmente so che non è sempre possibile, anche perché poi non misuriamo regolarmente questo flacco dopo averti acidificato, insomma ci accontentiamo di fare il trattamento e siamo contenti di averlo fatto. Allora, il problema che avevamo nel nostro caso di quest'opera di Arienti era il problema delle tecniche. C'era un filo rosso che era estremamente sensibile all'umidità, anche se le nanoparticelle possono andare in etanolo, effettivamente si era notata una certa solubilizzazione della fotocopia. E quindi abbiamo fatto tutta una serie di test, adesso questi sono dei test con altri inchiostri contemporanei, proprio con le penne B, con 1 propanolo, 2 propanolo, e abbiamo visto per esempio che con cicloesano non c'era nessuna solubilizzazione. Abbiamo fatto esattamente gli stessi test, ma purtroppo non ho le fotografie, su 3 disegni di Arienti, quindi sul filo rosso che è estremamente sensibile, sul succo di limone riscaldato, ve lo posso dire, non è solubile in niente, quindi tiene molto bene, e sulla fotocopia, che invece sembrava essere diciamo, l'inchiostro più sensibile ai vari solventi. E un altro problema che avevamo, come avete visto, le opere avevano delle stropicciature, delle pieghe e delle buchettature molto precise, quindi con un certo rilievo, e quindi noi dovevamo trovare un sistema che ci permettesse di conservare questa topografia della carta. La carta doveva restare esattamente con questa forma, con questa morfologia, perché erano proprio volute dall'artista. Quindi abbiamo fatto dei test proprio per vedere come si modificava, come si comporta la carta dal punto di vista proprio della morfologia con i vari solventi, e anche qui il cicloesano è quello che ha dato i migliori risultati. Quindi abbiamo rifatto altri test tramite aerografo, che è il modo migliore per in effetti applicare le nanoparticelle. L'abbiamo fatto su 2 opere simulate, in effetti abbiamo preso praticamente 2 fogli di carta, le abbiamo stropicciate, le abbiamo messo sopra delle tecniche estremamente sensibili e le abbiamo acidificati, e abbiamo visto che non c'era stato nessun, diciamo, movimento né di tecnica né modifiche della morfologia. L'abbiamo fatto poi appunto con 2 opere che corrispondono un po' a quelle che abbiamo visto prima, che sono di un anonimo brasiliano e un amico che praticamente mi ha dato, mi ha detto fai quello che vuoi, tra l'altro me li devo riprendere, me li devo ritare. Non abbiamo e quindi vedete qui sono proprio pieghe, pennarelli e carta acida, perché ci sono vari artisti che amano lavorare sulla carta, no? sulle carte, diciamo, che hanno già una patina. Ci sono moltissimi artisti, per esempio, che amano il tatuaggio, il trasferimento delle tecniche, che vogliono che la carta abbia il colore della pelle. Quindi l'avevamo visto la volta scorsa, come si chiama, Bernat, Jean-Louis Bernat, che lui proprio vuole le carte un po' strappate, un po' macchiate, e quando fa i trasferimenti di tecnica vuole che ci sia l'incidente per poi ricorreggerlo, riprenderlo. Quindi c'è questo trattamento della carta come se fosse una seconda pelle. E lui stesso è tutto tatuato dalla testa ai piedi anche all'interno delle labbra. Quindi adesso c'era il problema di, ok, come fare a misurare questa morfologia? Cioè, ok, noi abbiamo visto che funziona, però volevamo essere sicuri che tra il prima e dopo avevamo effettivamente questa perfetta corrispondenza. Quindi una fotografia fatta un po' da noi non poteva darci tutti i dettagli, quindi avevamo bisogno di un sistema che ci permettesse effettivamente di navigare all'interno di queste fotografie per poter verificare vari parametri. E quindi abbiamo chiamato un fotografo della vineria, che si chiama Alessandro Bovero, che ci ha proposto questa Reflectance Transformation Imaging.
ed è un sistema molto semplice, praticamente l'opera è messa su un tavolino, c'è una macchina fotografica fissa, piazzata un po' in alto, ci sono due sfere nere che sono messe vicino all'opera e poi l'opera è fotografata da 50 a 60 volte cambiando la posizione della luce tutto intorno. Quindi questa è una tecnica, diciamo, innovativa, c'è questa illuminazione con diversi angoli, sia che esistono tutte le immagini, sono di fase di visualizzazione e possono essere rielaborate grazie ad un programma che si chiama RTA Viewer, che è libero, si può scaricare direttamente su internet. E permette di evidenziare particolari, in particolare la morfologia della superficie, e si può usare su una grande varietà di materiali, non è il caso della carta, però anche su materiali neri, per esempio, materiali che hanno, che sono riflettenti, che sono opalescenti. Tra l'altro volevo dire che un corso sul RTI sarà organizzato qui a Firenze, se non mi sbaglio, dal 27 al 30 gennaio. È un corso di 4 giorni, quelli che vogliono farlo, insomma, è organizzato dal IGC e sarà appunto tenuto da Alessandro Povero, che ha già diversi anni di esperienza, quindi penso che ci saranno poi in giro forse delle locandine. Ecco, quindi cosa diciamo, che prendiamo come esempio il disegno 57 per farvi vedere un po' cos'è. Se si prende questo disegno, come faccio ad andare indietro? Non si vede. Come faccio? Non si vede. Cosa dono? C'è solo questo? Ma perché? Dentro la pennella? No. Tu vuoi fare? Non è una cosa. Aspetta. Non so che cosa bisogna. Ah, devo fare. Se va bene, vai, vai, vai. Beh, comunque vi volevo far vedere l'immagine che abbiamo visto del disegno numero 57, in effetti è stata fotografata con questo sistema e volevo farvi vedere effettivamente tutte le possibilità che ci sono per rivederla poi e riguardare i dettagli con questo sistema, con questo questo non può fare niente, se lo fa, ma se vuoi posso, perché va cambiato. Ragazzo pretenzioso, tu me l'hai di prima, mi preparo, scusa. Allora, vediamo un po'. Pure il francese. Sì, è quello che mi frega. Alessandro. Eccolo, grazie. Eccolo qui, grazie. Ecco, quindi questo disegno 57, il verso è stato appunto fotografato con questo sistema e qui abbiamo l'immagine, diciamo, standard. Però possiamo, questa qui è per esempio il sistema della luce, possiamo far ruotare la luce e ritrovare tutte le immagini, quindi per esempio questa è con la luce zenitale, non fa vedere assolutamente le ondulazioni, e poi man mano che si spostano effettivamente si vedono le varie ombre e tutte le ondulazioni che vengono fuori, che tra l'altro fanno parte dell'opera, perché vedete bene che cominciano proprio lì dove finisce il succo di limone riscaldato, quindi si sono venute fuori durante proprio la produzione del disegno. Quindi a parte questo qui,
permette anche una serie di possibilità, come questo specular enhancement, che in effetti trasforma l'immagine, praticamente toglie il colore e permette appunto di far vedere tutta una serie di dettagli e di accentuare ancora di più la topografia della carta. E anche questo programma si chiamava RTI. Allora, RTI. RTI è il sistema per in effetti fare le fotografie, quindi è un sistema in cui praticamente si mette l'oggetto, poi si prendono le fotografie cambiando la posizione della luce. E poi questo RTI Viewer permette effettivamente di riunire queste immagini e di poterle poi vedere in questo modo. Quindi bisogna della strumentazione specifica. Per fare le immagini, una macchina fotografica, una luce, un flash che gira. E poi c'è un programma che mette insieme. È un programma che mette insieme. Ci sono due sfide. Giusto, intervengo un attimo. Il corso sarà a gennaio, dura 4 giorni e a bisonte, quindi insomma un pochino più là. Io vi passo. E naturalmente qui siamo nel caso della carta, per cui effettivamente ci sono essendo nel caso della carta c'è questa realtà diciamo un po' più bidimensionale, anche se vediamo bene che esiste questa topografia, effettivamente esiste questo rilievo. La carta non è più bidimensionale oggi nell'arte contemporanea, praticamente non si spiana più un'opera, o è molto raro in effetti. Quindi ecco, questa era per farvi vedere effettivamente, quindi all'interno di questo lavoro di restauro c'è stato quindi l'intervento diciamo dell'artista, di chi ha fatto diagnostica, adesso del fotografo, per poter effettivamente comparare lo stato di conservazione prima e dopo il restauro, e appunto poi le nanoparticelle che hanno permesso effettivamente di deacidificare senza modificare la topografia, senza modificare la tecnica, e creando le condizioni ideali, perché siamo arrivati poi ad un pH che era di 6,7, che secondo me va benissimo, quindi e poi eventualmente un trattamento che si può ripetere tra 30, 40, 50 anni se si vede che non funziona. Adesso io però dovrei, scusami, devo tornare indietro. Dove devo andare? Quindi si è fatto il test di deacidificazione, quindi per misurare, abbiamo scelto effettivamente il disegno che presentava più degli altri delle stropicciature. Naturalmente è molto chiaro che quando sono stati fotografati con questa luce in questo modo non si vede assolutamente niente, poi invece vedremo che è estremamente stropicciato. E questo è tipicamente un disegno che l'artista mi ha detto si ricordava benissimo, lui l'ha preso, ha fatto il disegno, non gli era piaciuto, l'ha stropicciato e l'ha buttato, e poi l'ha ripreso e l'ha rimesso. Quindi è chiaramente un disegno di cui si ricordava bene, perché poi l'ha, insomma, l'aveva un po' recuperato. È appunto questo disegno 53, che appunto qui potete vedere prima del trattamento e dopo, in cui effettivamente si vede molto bene che tutta la struttura della stropicciatura innanzitutto è messa in evidenza dal sistema con cui è stato fotografato, e per vedere un po' i dettagli, beh, ecco qui i dettagli effettivamente di questa parte con il buco, in cui si vede anche perfettamente tutta la bocchettatura che non si è modificata, perché si vede che il buco è stato fatto dalla parte in cui si trovava la fotocopia verso avanti, quindi non ha cambiato assolutamente niente. So che esiste una possibilità di misurare, di fare una vera e propria scala per misurare in termini di millimetri tutto questo rilievo, ma non mi sembrava poi il caso, anche perché l'importante era di aver trovato esattamente questo parallelismo tra il prima e il dopo. Ecco il lavoro, ecco Maddalena, quindi, però
La deacidificazione si è fatto quindi appunto per dire il pH era tra 4,8 e 5,5. Interessante, le zone che avevano il pH più alto erano le zone bruciate. Non lo so, c'è una spiegazione scientifica sicuramente, però erano quelle che avevano il pH più alto. E abbiamo fatto una deacidificazione di idrossido di calcio non strutturato di 1 grammo per litro in cicloesano e naturalmente vaporizzato con questo Dahlia sprayer che è totalmente in metallo e per evitare di avere problemi con le guarnizioni, le plastiche, eccetera. Naturalmente applicazione e vaporizzazione, durata del foglio 30 ml su ogni lato. Però abbiamo avuto un problema. E questo appunto uno dice bisogna dire tutto. Cos'è successo? 100 disegni. Verso il 90esimo, secondo me quando ci sentivamo completamente rilassati, si abbassa un pochino l'attenzione. E quindi in più questo idrossido di calcio del cicloesano si deposita leggermente, quindi bisogna sbattere continuamente questo contenitore per avere le nanoparticelle in sospensione. E allora succede tutto questo, a un certo punto, forse perché ho chiuso male l'apparecchio, che okay, è venuto poi un zampillo così di soluzione. Cioè si è proprio uscito fuori, non una grande quantità, solo che si è depositata qui. Ho sbagliato. Suspense, dai. Quindi ci è venuto fuori una quantità un po' più grande che si è depositata qui e qui lo vediamo sul davanti e ha fatto come una piccola pozzanghera, anche perché è dovuto al fatto che le carte non erano perfettamente piane, quindi era sicuramente tipo un'ondulazione, si è depositato lì e ha solubilizzato la fotocopia leggermente al punto da farla penetrare sul davanti. Vedete anche che è anche più scura tra l'altro, quindi non c'è stata proprio una vera e propria perdita di tecnica, ma una migrazione verso l'interno. E, diciamo che visto l'insieme dell'opera, secondo me non è poi grave, però questo è un po' il dettaglio, vedete, di quello che si vede sul davanti. Ma io sono sicuro che si può trattare, nel senso che si può fare aspirare per farla riscendere. Il problema non è questo, il problema è che quando si fa un test e si sa che questo cicloesano deve evaporarsi in 5, 6, 7 secondi, bisogna rispettarlo. Invece lì ci avrà messo forse 30 secondi perché c'era una piccola quantità, in cui il cicloesano secondo me ha fatto condensare un po' l'aria che c'era lì vicino. Quindi insomma si è creato una specie di micro clima che ha provocato questa. E quindi l'importanza, e questo è valido per tutto, che i test che si fanno poi siano rappresentativi veramente del trattamento che si fa dopo, che non sia, io spesso vedo per esempio per fare un test di lavaggio di un'opera, si fa un test di 30 secondi con la goccia e poi si butta l'opera in acqua, ecco, ci sono delle cose che non si muovono subito, soprattutto in arte moderna e contemporanea, e che invece poi a un certo punto cominciano a muoversi in tutti i sensi. Quindi questo è l'insegnamento un po' più importante. E un'altra cosa direi, che adesso ancora un po' troppo presto perché io possa dirlo perché non conosco molto bene tutti i nanomateriali, però hanno delle composizioni estremamente precise e quindi il restauratore che dice ah, mo gli metto due gocce d'acetone, due gocce d'ammoniaca e vediamo che succede, ecco, non funziona. Secondo me un nanomateriale può funzionare in vari casi, in diverse situazioni, ma non si può, o in ogni caso non è molto facile, modificarlo lui all'interno. Cioè è qualcosa che richiede un rispetto della formulazione chimica. Altrimenti, secondo me, ci possono essere dei problemi
che per il momento non sono, diciamo, veramente conosciute, almeno io non li conosco, ma penso di aver identificato questa caratteristica intorno ai nanomateriali. Ecco, è tutto, ho finito. Domande? Vedo Rodovico in lontananza. Ah, ecco. Non so se vuoi dire qualcosa. Quando è arrivato? Probabilmente è arrivato adesso, scusate. Nessuna domanda? Hai scelto di fare lo spray, per esempio, non su tavola aspirante per poter controllare eventuale... Sì. Sì, perché avevamo visto, quando si metteva una goccia di ciclesano, per esempio, avevamo fatto dei test su dei pennarelli rossi estremamente sensibili, in effetti da 5-8 secondi c'era l'evaporazione. Certo, non totale, però, diciamo, svanivano gli effetti di solubilizzazione sulla tecnica. Quindi e quindi, ecco, e poi l'idea era, siccome andavamo con un ciclesano vaporizzato, quindi già un po' si evapora, preferivo farlo dei due lati, certo. E quindi vaporizzando. Vaporizzare mi sembrava più facile da controllare. La tavola aspirante, eventualmente una solubilizzazione di tecnica, lì avrebbe proprio portato via qualcosa. Sì. E poi, se non volevi spianare le ondulazioni... Esatto, vero anche. La tavola aspirante avrebbe provocato in effetti uno schiacciamento un po' fino. Beh, sì, dipende da quanto aspiri, vuol dire, la puoi controllare, certo, anche. Sì. No, comunque... Io pensavo invece usare un compressore per vaporizzare... E questa è un'ottima idea. In effetti io il compressore non c'ho quella pistola che si carica, ma devo portare. L'abbiamo fatto con il compressore. Perché così non hai... Ma ce n'è stato uno e è stato fatale. Io penso che è stato vari problemi, un po' magari, io direi, primo di tutti è il fatto che quando uno fa un'operazione la ripete, a un certo punto si sente un po' così, è più facile, ma alla fine la voglia di fare prima. Quindi era così. In più questo apparecchio probabilmente magari aveva delle guarnizioni che si sono un po' mosse con. Perché il ciclesano poi non è che non muove niente. Davanti ad alcuni materiali può solubilizzare, può creare. Tra l'altro il ciclesano è uno dei materiali che ho usato nella rimozione dei nastri autoadesivi. Quindi alcuni nastri autoadesivi. E poi bisognava sbatterlo ogni tanto, magari quindi si è anche un po' mosso lì dove l'abitava, insomma un po' successo. Il compressore però non fa un esempio. Forse si può controllare. Quindi ci deve essere l'acquisto di prodotti eventualmente l'università trovare. Ma prove. Sì, secondo me sì. E tra l'altro appunto tutte 18. No, questi di idrossido di calcio mi pare che ci sono in etanolo, propanolo e il ciclesano, quindi sono questi tre, e appunto scegliere, perché è chiaro che il ciclesano magari costa più caro di un quindi capire che tipo di opera si sta lavorando, sul libro stampato. Questi prodotti sono direttamente in vendita presso l'università o c'è un distributore? No. Questi prodotti, se li volete, li dovete prendere all'università. CTS vende prodotti nostri dell'università, ma per il consolidamento degli affreschi. E sono... Quindi è possibile comprare direttamente dall'università? Sì. Ah, c'è il sito. C'è il sito, per favore? Pensavo ci potrebbe portare un tavolino. Esatto, il sito,
Ok, quindi non ci sono altre domande. Velocissima. Tra un'applicazione e l'altra, quanto tempo facevate passare? Più o meno? Ah, beh, in generale abbiamo fatto prima da un lato e poi il giorno dopo dall'altro. Ah, o a volte anche dopo qualche ora. Poi però ecco, naturalmente prima di rimettere, di rimontarle e rimetterle in cornice, abbiamo aspettato 2 settimane. Diciamo che abbiamo scelto anche un po' la stagione, perché per la carbonatazione è importante che ci sia un tasso di umidità relativa, diciamo, intorno al 60%. E quindi abbiamo scelto l'estate perché Parigi ha un tipo di estate, diciamo, caldo e umido. Quindi normalmente da una settimana a 14 giorni il tempo. Abbiamo aspettato 2 settimane prima poi di fare il montaggio e alla fine, proprio alla fine, è messo in cornice. Grazie. Rudy, qual è il sito? Scusa Antonio, quindi ancora avete usato No, consolidare abbiamo usato carta giapponese, veramente RK0.